porterò avanti il nome di mio figlio finché avrò fiato. Ed è quello che cerchiamo di fare ogni volta che ci è data la possibilità. Io ho scritto questo libro solo ed esclusivamente per far conoscere Emanuele a chi lo conosceva poco o a chi non lo conosceva affatto, per far vedere la sua vitalità, la sua spontaneità, il suo amore verso la poesia, i sentimenti profondi che aveva verso l'amore, l'amicizia. Era un ragazzo che amava vivere in tutti i modi, ribelle, combattente, per i giusti valori, si faceva sentire. Forse per questo ho voluto scrivere questa lettera. Proprio è come se il mio urlo d'amore potesse arrivare a tutti gli altri genitori, in modo tale che possano arrivare a capire cosa significa godersi i figli, cosa significa ascoltarli, sentirli, a volte perché no, assecondarli. E la cosa principale è quella di goderseli. Non è stato facile per me mettere nero su bianco, ma l'ho voluto fare semplicemente per far vedere chi fosse veramente Emanuele. Un altro messaggio inconsciamente è stato dato ai ragazzi. I ragazzi possono capire per quale motivo a volte i genitori dicono no. E l'ultimo messaggio, e non meno importante, è per tutti coloro che possono pensare che i ragazzi d'oggi sono superficiali. Non è così, perché i ragazzi oggi dimostrano di amare chi mostra loro amore e affetto. Riescono ad essere molto sensibili e io riesco a ritrovare veramente tutti i loro pensieri quando me lo scrivono attraverso Facebook, quando mi parlano di Emanuele, quando esprimono i loro sentimenti verso Emanuele, cosa gli ha lasciato Emanuele a loro, ad ognuno di loro. Io voglio concludere leggendo una parte del mio libro, ma soprattutto quello di trasmettervi il sentimento forte che sono molto emozionata. Come posso più avere voglia di fare qualcosa? Come si può vivere tutti i giorni alla ricerca di un nuovo ricordo? O vivere le notti nell'illusione di incontrarti in un sogno? Come si fa a stare con occhi aperti per mostrare agli altri che sei presente con il corpo, mentre la mente è ben più lontana? E soprattutto vivere e rivivere di continuo quella frase che ti frastuona e non puoi mai cancellare, signora, si faccia forte. Quel grido unico, quel lamento che ti esce dal ventre, quasi come quello che ti esce quando ti portano in vita. Ma questo urlo è agonante, senza speranza, lo senti penetrare nelle tue stesse orecchie e capisci come puoi capire che la fine, ma maledettamente non la mia. Vivo quei giorni nell'ultima preghiera, perché ancora credo di poter pregare per un miracolo, affinché quei tuoi occhi meravigliosi socchiusi possano tornare a guardarmi. Perché quell'ultima volta non te li apristi più? Perché non ti svegliavi? Forse pregavo perché tu riaprissi gli occhi per almeno un ultimo saluto, in modo da potermi godere ancora quei pochi attimi che mi restano accanto a te e parlarti per tutte le ore che seguirono, quelle per poterti dire tutto quello che ancora avevo da dirti. Avrei voluto sentire ancora il tuo cuore battere, stringerti ancora fra le mie braccia, coccolarti, proteggerti. Avrei voluto, con tutta la mia forza rimasta, vederti correre ancora, gridare, urlare, piangere e tornare a sorridere. Avrei voluto te, figlio mio, risoluto e forte come eri al mio fianco.
Io non so dove è mio figlio Francesco, ma se sono qui è per dare la testimonianza che nonostante possa accadere il peggio, che forse è sicuramente peggio di quello che è accaduto, non può mai succedere, ma continuiamo ad andare avanti, diamo la testimonianza che si va avanti per cercare di che non succedano tragedie simili, ma soprattutto che vado avanti per continuare a dare tanto amore a mio figlio Francesco.